Zombie apocalypse. Buongiorno, allora sono andata al Despart. Despart. Smeralda Supermercato e Via Razzuli a Palau, Olbia. Ho comprato per prima cosa, me la devono anche portare a casa. La pellet. Il pellet. 10 di pellet a 5,90 l'uno, 59 euro. Poi le devo dare i soldi perché me l'hanno portata. Poi latte intero d'arborea, due bottiglie, eccolo, è buonissimo. E sono 3 euro e 18,18 centesimi. Poi olive greche, sono buonissime, le prendo sempre. Sono a 13,90, hanno pesato 2 etti e 36, quindi complessivo totale 3 euro e 28 centesimi. Spianata Riviera, eccola qua, spianata di panna di semola, 00, quanto pesa? Non ho trovato forse. Da qualche parte ci sarà. Anche per legge, 500 grammi pesa ed è costata spianata la Riviera 1,99 euro. L'ho presa qualche altra volta ed è buona, quindi le cose ve le dico già che le conosco, non c'è bisogno di fare poi, come si dice, di fare recensione, le review, recensioni, perché le sto dicendo adesso che ho comprato tutta roba che conosco. Allora, mozzarella arborea, l'isola felice delle mucche, capirai, alta digeribilità, senza lattosio, 300 grammi, ed è costata 3,49 euro. Non è che siano pochi. Totale complessivo 70,94 centesimi. Okay. Allora, che dire, siamo ancora in piena tempesta del virus. Proteggiamoci. Mascherina, igienizzazione delle mani. Lavarci spesso le mani e quando entriamo nei negozi disinfettarci le mani, solo che in qualche negozio di Palau non c'è, e questo non è buona, non è una buona cosa, perché dobbiamo tutti pensare a noi e agli altri. Chi non si è vaccinato e non può vaccinarsi per cose di salute, varie patologie, mi dispiace per loro, non lo può, ma chi può vaccinarsi, finiscila, finitela con queste storie. Fra 10 anni avremo delle malattie causate da queste punture. Questi sono un insulto a chi è malato di questa malattia, a chi prende il virus, e a tutti i morti, che sono le persone che sono morti. Anche il nostro Palau ha avuto i suoi morti, disgraziatamente, persone che potevano arrivare a 100 anni, e ci dispiace molto a tutta la cittadinanza. Che devo dirvi, chi non si è vaccinato per capriccio la smetta, perché costa all'ospedale, le costa, chi è intubato, 8.000 euro al giorno. Se io fosse qualche persona, qualche statista, farei la proposta: chi entra senza essere vaccinato col virus, perché non si è vaccinato, faglieli pagare da tasca loro questi soldi, perché se vi toccano il portafoglio vi passa la paura, capito? Infatti. Rimanete in mutande se state molti giorni lì.
Quindi un po' di intelligenza, penso che ce l'avete. Guardate i pro e i contro, non sia che questa mia dicitura si possa anche avverare. Poi io l'ho vista intubata in televisione, pancia giù e sedere in su. Mm-hmm. Non voglio disprezzare quelli che sono, non sono in questo stato, però che belli che sarete se non vi vaccinate, fate quella fine. Scusate, ma se non li capite le cose, ci vuole di metterci la faccia per farveli capire. Io ho fatto, sono andata a scuola di catechesi per 22 anni e poi ho continuato da me a casa mia a farmi le mie cosette, le mie ludi. E perciò la verità va sempre detta a fine di bene di tutti, anche dei vostri figli. Come ci rimarrete se infettate, prendete il virus e infettate qualcuno dei vostri figli, dei vostri nipoti, dei vostri amici, vostra moglie, vostro marito? Ci rimanete bene se poi li perdete? Non credo. Quindi fatevi un esame di coscienza e analizzate bene il tutto. E spero che entri nelle vostre orecchie e ne facciate buon uso. Io vi saluto con un affetto da sorella, però pensate bene a tutto ciò che fate. Arrivederci. In buone condizioni, perché la pandemia sta crescendo. Dice che è meno forte, meno aggressiva, però ieri non so quanti morti ci sono stati, parecchie. In Italia ieri ce ne sono stati il 21, non l'ho segnato. Non fa nulla, no, dai. Ecco, il 18, 434. I morti del 18 gennaio. Quindi, i morti perché non potevano entrare in ospedale per colpa che erano tassato dai non-vax. Ne sono morti 500 l'altro giorno. Per colpa vostra che intassate gli ospedali. Fatevi un po', toccate la vostra coscienza. Se ce l'avete, mettetela in atto. Buongiorno a tutti, non ve la prendete al mare, a male, però io sono fatta così. Le cose che credo importanti le devo dire. Vi avviso di questa cosa. Ciao. Ciao, ciao a tutte ragazze, scusate ancora, un bacio, a presto, ciao.